Il male è uno solo, quello morale, e deve essere sradicato dalla nostra vita. Abbiamo sentito queste parole che sono un po' forse molto dure, che Gesù ci disse questa sera, perché Lui è qui in mezzo a noi. Se la tua mano ti scandalizza, cioè ti induce al male, tagliala. Cari fratelli, anche perdere ciò che ti è caro e prezioso, come la mano, come l'occhio, non è paragonabile al danno che deriva dall'avere sbagliato la vita, dal fallire la vita. Gesù dice e ripete continuamente: il tuo occhio, la tua mano, il tuo piede. Noi non possiamo sempre scaricare la colpa sugli altri. Tu hai guardato male, tu hai compiuto male, tu cammini sulle strade sbagliate. No, vedete, per gli uomini di oggi la colpa è sempre altrove. Tutti sono colpevoli, io no. E questo deve cambiare. Oggi Papa stava in carcere lì a Filadelfia con la gente, quelli che sono imprigionati, e adesso anche io devo essere purificato. Anche io mi devo lasciare lavare dalle mie colpe. Vi ricordate quando un giorno Gesù disse alla donna peccatrice, e attorno c'è la gente, dice: chi è senza peccato, scari la pietra contro di essa. Tutti sono andati via. Oggi tutto è spiegato e spiegabile, e gli uni che non si convertiranno mai sono proprio coloro che non si sentono più colpevoli. Allora non hanno niente da pentirsi. È un bel segnale questa sera alla vigilia dell'anno santo della misericordia. Il dramma del mondo che ci circonda è proprio questo: non sentirsi colpevole, stare nel giusto. Ecco, allora occorre amputare, io direi, questa mentalità egoistica. Occorre amputare la mano che chiede e non dona, il piede che calpesta e non va verso gli altri, la mano che non si tende, il piede che non cammina sulla via dell'amore e della misericordia. Tale mano non serve e tale piede fa solo del male. Cavare l'occhio che ci fa vedere solo noi stessi, ma accecati verso gli altri. E proprio a noi credenti sono rivolte questi ammonimenti molto severi da parte di Gesù. Tanti scandali nei nostri ambienti, l'indifferenza, per esempio, e la cecità da parte dei genitori nei confronti dei loro figli quando chiudono gli occhi, permissivismo degli adulti che tutto tollerano, il vivere solo per guadagnare e basta. Ecco, dobbiamo avere paura di una vita
condotta in questo modo. Il cristianesimo ci offre una sola possibilità, cioè il peccato va tolto. E noi sappiamo dove andare con il nostro peccato. Noi sappiamo che c'è quel tribunale bello che non deve farci paura, della misericordia che è la confessione. Oggi Gesù, attraverso queste parole severe, ci dice: ma tu vuoi guarire? Allora non c'è altra strada per poter guarire che crocifiggere l'uomo vecchio. Vuoi guarire? Non c'è altra strada che rinnegare se stessi. Vuoi guarire? Non c'è altra strada che morire al mondo. Non c'è possibilità di compromesso o con Cristo o contro di Lui. Ecco, Lui, il Signore, ci vuole liberare dal male. E quante volte, e lo diciamo questi giorni ancora di più, nei giorni in cui ci prepariamo per la festa liturgica di Santa Faustina Kowalska, 5 ottobre. Lei proprio nella sua stupenda esperienza di grazia, ma anche di peccato e di miseria, anche lei si è purificata. Comunque ha lasciato ai più grandi peccatori stupende pagine di speranza, perché dice: se i nostri peccati fossero rossi come scarlatto, ma se avessimo fiducia nella divina misericordia, in breve tempo potremmo raggiungere alto livello di santità. Ecco, chiediamo a questa santa in questi giorni, alla vigilia dell'anno santo, di poter lasciarci liberare dal peccato. Lasciarci liberare dal peccato che ci impedisce di vedere bene, di parlare bene, di tendere la mano verso gli altri, di camminare sulla retta strada. Perciò la soluzione non è nella mano levata a indicare altri colpevoli, e nemmeno in una mano tagliata. La soluzione è in una mano convertita, una mano che sa donare, che sa benedire, un cuore che sa perdonare.